Ciao a tutti ragazzi, sono Luke e benvenuti in questo nuovo episodico. Allora, ragazzi, guardate quanta lava abbiamo, guardate. Perché sono spenti questi motori, cioè sono pieni, perché qui è tutto pieno, abbiamo un sacco di corrente. Ottimo. Allora, mi avete detto che mi sono dimenticato la wrench, chi drento chi, ecchi tra chi. Bene, poi andiamo un attimo su, perché mi sono anche dimenticato un'altra cosa di sistemare i tubi, come mi avete detto voi. Andiamo subito a sistemarli perché non stanno facendo corrente. Andiamo di là. E poi ragazzi facciamo una cosetta con la... Madonna che spavento! Una cosetta con la Towncraft. Io ho già preparato... Nel senso ho fatto una ricerca. E ragazzi ho fatto una ricerca che mi è durata un'ora e mezza. Cioè non sto scherzendo. Vi faccio vedere che cacchio ho ricercato. Dai, sali giù. Non so neanche... Magari una cagata quello che ho ricercato ragazzi. Ma vi faccio vedere proprio la ricerca. Che casino. Allora, vediamo un po'. Ah, avete ragione. Lì è... Ok, dobbiamo mettere arancione lì, arancione qui e arancione qui. Vediamo un po' se ce la facciamo. No. Tankete. Ok, fatto anche questo. Bene. Possiamo scendere. Aia. Ragazzi, 113.000 iscritti. Intanto il tabellone mi annuncia. E dai, per Messico, questo è l'episodio 101, giusto? Sì, andiamo un attimo su. Ritorniamo un attimino alla Towncraft. Tankete. Salutiamo Giovanni, Antonio e Filippo. Lì non ricordo manco più i nomi, ragazzi. Guardate, guardate cosa, che cazzo ho combinato, ragazzi. Cioè, ma vi rendete conto? Ho cominciato con una cagata e poi mi ha ricercato 850 miliardi di cose. Ci ho perso un'ora e mezza, ragazzi. Lasciate stare. Lasciate stare. Comunque, The Theory of Everything is Rewind. Vediamo un po' di che cazzo si tratta. Che cacchio è? Prendiamo il libro, prima di tutto. Prima di tutto prendiamo il nostro bel libro, ragazzi, dove cacchio mi è finito il libro? Oh! Dove cacchio mi è finito il libro? Ah, sì, l'avevo messo qui. Well, Harvest. No, mi serve la Nether Star, mi serve la Nether Star, ragazzi, in poche parole, questo sapete che cos'è? La bacchetta che contiene 1000 vis. Se vi ricordate, noi abbiamo due tipi di bacchette. Abbiamo questa qui che contiene 250 vis. E poi abbiamo quella semplice che dovrebbe essere qui, che contiene 50 vis. Per cui 50, 250. E poi c'è quella da 1000. Pampete. Vediamo un po' se è giusto quello, ciò che dico. Perché? Dove sono? Qua. Vedete? Questa era quella lì da 50 vis. Poi c'era quella 250 che non mi ricordo più dov'è. Non mi ricordo più. Vabbè, comunque sì, ragazzi. Poi c'è questa qua da 250. Poi Basic Flux Reset. Che cazzo era sto coso? Il Flux Filter. Ah, ok, il filtro. Abbiamo i Guarded Jar. Ragazzi, oggi faremo qualche cosa con la Towncraft. Vediamo un po'. Allora, con la Towncraft noi sappiamo che abbiamo i Warded Stone. Questo qui, con la stone, un colorante. Uno zombie e due di questi. Allora, vediamo un po' se abbiamo due di quelli. Ce li abbiamo, ottimo. Poi serve della stone che abbiamo, ottimo. Poi serve un cervello che abbiamo, ottimo. Poi serve un colorante che non abbiamo, ottimo. Vaffanculo. Vaffanculo, ci abbiamo manco lapiscazzoli, no? Vediamo un po' se qua abbiamo un lapiscazzolo. Voilà. Vabbè, no, non usiamo i lapiscazzoli quando possiamo usare giustamente, leggermente, inconsciamente un colorante bianco. Voilà. Voilà. Allora. Voilà. Allora, abbiamo il tutto ciò, credo, spero. Abbiamo il colorante bianco, non mi ricordo più come cazzo si fa. Allora, stone, perfetto. Allora, la stone ha il contornamento così. Tankete. Il colorante, lo zombie e questo qui. Pampete. Ne facciamo 32 Warded Stone Block. Azzo! Facciamo i Warded Stone Block. Perfetto. Una volta avuto quelli, c'entra una minchia. Capisciuto. Le capisce tutte. Allora, questi qua, ragazzi, sono cubi. Vi faccio vedere mi. Indistruttibili. Nel senso che io posso romperli. Ma gli altri player non possono romperli. Sono come la bedrock per loro, se non mi sbaglio, Dovrebbe essere una cosa del genere. Perfetto, abbiamo fatto questi. Ora invece facciamo la porta. La porta, dopo vi spiego a che serve. Però
Per cui due etanium, una porta di ferro e bla bla bla. Due etanium, due etanium, due etanium, che logicamente non abbiamo, non ci abbiamo manco ferro. Va bene, allora andiamo a prendere due etanium che dovremmo avere giù, credo, spero, credo, spero, spero, credo, spero, credo, credo, spero. Ok, scusate la tossicida con... Ho fatto la tosse con il Kung Fu, questi Dark Iron e non me ne fotte proprio un cazzo, tankete. Dovremmo avere quei lingotti, io non ce li abbiamo. Vabbè, rifacciamo. Cosa sono sceso a fare, ragazzi? Mi serviva il ferro. Tankete il ferro, il ferro, il ferro. Non abbiamo ferro, abbiamo 850.000 cubi però. Sì, per fare una porta. Facciamo una porta di ferro. Voilà. Tankete. Poi mi servono quelli lì che si craftano in questo modico. In questo modico 8 metallum e 8 di quelli là. Ottimo, me ne servono due, per cui prendiamo questi qua, tankete, e abbiamo il metallum che me ne dà 8 esattamente. Ottimo, che poi dovremmo anche avere il metallum, che pirla. E poi il magic ce lo dà le bacchette lì, le bacchette lì. Dove cazzo sto andando? Dobbiamo scendere su. Le bacchette, uè, le bacchette, cia cia cia, le bacchette, cia cia cia. Le bacchette, cia cia cia. Però, attenzione, attenzione, indossiamo un attimo gli occhiali. Indossiamo un attimo gli occhiali. Indossiamo un attimo i cazzo di occhiali, dove li ho messi? Qua. Perché in teoria, praticando praticoso, io dovrei già avere quelli là. Cos'è che mi serve? Abbiamo detto orca loggia, orca vacca, c'è Pierin che fa la cacca. Abbiamo detto che serviva 8 e 4, 8 e 4, 8 e 4. Noi abbiamo questi, valgono 2. Questi valgono 2, ma ci sono quelli che valgono di più. 2, 2, 2, 2, 6. Eccoteli qui. 6, 12. Perfect, perfect. Andiamo un po'. Buttiamo dentro questi due qui e questi qui. Voilà. Bacchetta, 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 bacchetta. E vediamo un po' che ci viene fuori. Chiteli lì. No, lascia. Oh! Ma guarda sto ladro di cacca, oh! Allora, abbiamo questi qua. Poi abbiamo detto una porta. Il cervello. Sì. Il cervello, sì. Voilà, ragazzi, voilà. Guardate, l'iperito lo abbiamo già. Vedete che è già illuminato, per cui lo abbiamo in queste boccette. Ci manca il cognito. E il macina, macina. Il cognito e il macina. Il macina dovrebbe farlo. Vediamo un po'. Che cacchio faceva il macina? Porca loggia, porca vacca. Era una cacchio di cosa lì. Se non mi ricordo male, era il bronzo o il copper. Non vorrei dire una cacchietta, ragazzi. Il bronzo o il copper. Non vorrei dire una cacchietta. Non vorrei dire una cacchietta. Invece la cacchietta l'ho detta. Porca loggia. Ok, ragazzi. Allora, dove i cavi danno quei cosi là, il macine, e il cognito lo dà il branching jar. Vediamo un po' quanti ce ne servono. Vediamo un po' quanti ce ne servono. Abbiamo detto 8 e 4, per cui 4 cogniti. 4 cogniti. Questi qua ne danno esattamente 4, per cui ci serve un solo cervello. Sono un attimo blocchetto. Ottimo, buttiamo Drento Key. Per cui un cervello e 4 di questi. Tanti. Oh, quanta roba c'è dentro. Vediamo un po'. Che è successo? Scusate, 4 cogniti, 8 di quelli. Perché? Ah, che pirla, manca la bacchetta, che pirla. Tankete. Abbiamo la nostra bella porta. Ragazzi, a cosa serve questa porta? Vi faccio vedere mi. Allora, poniamo il caso, è notte. Io voglio costruirmi una capanna, una stanzina, che ne voglio che non acceda nessuno. Faccio un esempio, Facciamo una cosa del genere. È solamente un esempio. Voilà. Ora, se io metto la porta qui dentro, vedete, si apre logicamente normalmente come una porta di legno, non un porte di ferro, ma la posso aprire solamente io che l'ho piazzata, io che l'ho costruita. I blocchi li posso rompere solamente io, addirittura anche a mano, tranne tutti gli altri player. Vediamo un po'. No, non c'è nessuno nella server.
Lo faremo provare a qualcuno, ragazzi, se funziona come dico mi. Ho detto qualche cacchietta. Se ho detto una cacchietta, scusatemi, ma se è così è una fighetta. Bene, ragazzi, vediamo un po' se riusciamo a fare qualche cosa d'altro con la Towncraft. Vediamo un po', apriamo il nostro bel libro. Possiamo farci le scarpe che per il momento non ci servono. Possiamo, la cesta l'abbiamo fatta. Possiamo fare il portable. Portable, proprio bisogna fare tutta sta roba qui. Filo e lana colorata. Filo e lana colorata, ce ne servono 4. Ce ne servono 4, per cui andiamo a prendere 4 lane. Prendiamo 4 di questi. Voilà. 4 lane, dovremmo avere della lana da qualche parte qui, no? Prendiamo del filo già che ci siamo. Del filo. Orca logia, orca vacca, non c'ho filo. Filo. E abbiamo detto 4 lane, giusto? Ricordatemi, ragazzi, non mi ricordo più. 4 lane. Ok. A parte possiamo fare logicamente anche così. Con la C. No. Come cacchio era? Non ricordo più, ragazzi. Orca logia. Vabbè, non mi ricordo più. Che pirla, però sono. Non lo prendo in mano. Allora, ragazzi, intendevo la cosa qui, la Minion Stone. Quelli lì con il filo. Dovremmo fare un bel niente, perché dobbiamo andare su. Pirletta che non sono mi. Che poi se non mi sbaglio l'avevo già craftata, ma porca logia. L'avevo già craftata, ma guarda lì. No, sto scherzando, ragazzi. Allora, proviamo qua. Abbiamo detto che questi qua si craftano in questo modo, bene. Allora, possiamo farlo anche con 4 lane colorate e bianche, allora. No. Solo colorate? Ma stiamo scherzando? Perché non viene, porca logia? Perché sono pirla? Perché sono pirla? Perché sono coglione? Ma porca di quella trota. Ok, andava bene anche la lana bianca. Bene, abbiamo 4 di questi qui. E in mezzo ci andava una Ender Pearl. Allora, questi qua intanto si mettono così, giusto? L'Ender Pearl dovremmo averla, ottimo. Voilà. Voilà. Voilà, cosa serve? Aliens, il pneumatico cacchio e il Vacus. Il Vacus. Allora, dovremmo averli questi cosi qua. Vediamo se riusciamo a, se riesco a ricercarli con voi. Allora, abbiamo detto, non mi ricordo più, ma vaffanculo. L'Aliens, dopo lo cerchiamo. Questo qua dovrebbe essere, se non mi sbaglio, le freccette. Eccolo qua. Era il silver. Il silver però dà anche qualcos'altro. Eccitelo qui. Ne servono esattamente 16. 16. Orca logia, 16. Come 16? Questo ne dà 2, per cui 8. 8 di questi qua. 8. Poi abbiamo detto che serve. Il Vocus, Vocus, cosa dava il Vocus, ragazzi? Quel ventilatore lì, sapete, non mi ricordo più. Quel ventilatore lo dava. No, le uova fanno anche queste qua, porca logia. Allora, 1, 2, 3, 4 ne fanno 8. 1, 2, 3, 4. Perché è meglio così. Almeno non consumiamo il nostro bel silver. Poi stavo cercando quella cosa lì. Ok, ho scoperto. Il LEAD, ne servono di questi ventilatori 24. 24, il LEAD ne dà 2, per cui 12 per 2, 24. Giusti, giusti, non ci credo. Poi, vabbè, l'Aliens, ragazzi, è la Slime Ball, dovrebbe essere, se non mi sbaglio. E infatti, ce ne servono però esattamente. Ce ne servono 24 anche di quelle lì. Orca logia. La Slime ne dà 4, per cui 4, 8, 12. Altre 3 slime ball dovremmo averle giù, eh. Se no, come si crafta la slime ball pirletta? Con 4 ferri. Con 4 ferri. Non abbiamo più ferro, però. Non abbiamo più ferro, ottimo. Andiamo a prendere del ferro. Del ferro. Del ferro. Ok. Allora, facciamo così. Ce ne vengono altre 3, perfetto. It's the perfect. Voilà, I'm finished. Ok,
Ok, un bel Kaiser, dobbiamo andare qua. Allora, buttiamo dentro le slime ball, le uova e questi qua. Vediamo un po'. Oh, portable hull. Portable hull. Loro gli riempiono tutta la roba. Portable hull. Ragazzi, a cosa serve? Per attraversare i muri. Però, alla giornata, se vi ricordate nelle vecchie versioni, se lo facevamo sulle porte, sui, non lo so, sui cartelli, si rompevano. Mentre ora, guardate, pampete, rimangono, vedete? Sta un tot di secondi, poi si chiude automaticamente. Oh, noi c'è qualche creeper. Tanket, vedete che si è chiuso. Poi se io rientro e ci sono chest, cartelli, eccetera, guardate, pampete, io non rompo niente. Per cui ottimo questo aggiornamento. Ah, non si rompono vetri, non cadono le torce, o perlomeno non dovrebbero cadere le torce. E invece cadono le torce. No, è tornata la torcia. Per cui non cadono neanche più le torce. Ottimo, quella porta non lo so. Voilà, rimane anche la porta. L'acqua non cade, per cui è proprio come se rende il tutto invisibile, ma è come se ci fossero, come se ci fossero i solidi per non. Ragazzi, avete capito? Madonna mia, trainer, dai, veramente, una cagata, non fatemelo spiegare in questo modico. Che belli sti fighi, ragazzi. Che fighi sti cubi che si rompono con le mani. Bene, dopo tutti questi patatrac che ho detto, ragazzi, io mi chiudo in questa stanzica, che posso aprire solo me, e da Luke è tutto. Ciao a tutti!